Buonasera, benvenuti tutti quanti. E questa sera siamo qui per presentare questo libro, ma non solo. Come sapete è l'incontro, mi sembra che sia rimasto tale, che conclude questa 4 giorni del Salone di Arche, il Salone dell'Editoria Archeologica, ed è un incontro che non lo chiude a caso, ma perché sta a indicare un preciso intento, ovvero quello che vede uniti l'antropologia in quelle che sono tutte le sue varie sfaccettature, questa sera avremo modo di analizzarle tutte quante, e l'archeologia, che in questi giorni è stata il filo conduttore, e ce l'ha spiegato molto bene Valentino Nizzo anche in questo pomeriggio durante la rievocazione storica. Oggi noi, in quanto Antrocomollus, una delle prime associazioni italiane che unisce antropologi culturali e antropologi fisici, siamo qui a presentare questo lavoro di Moreno Tiziani, che è il nostro presidente, laureato in scienze biologiche ad indirizzo antropologico, che ha voluto proporre quest'opera con un intento ben preciso, che appunto poi lasceremo che sia lui a spiegarci. Sarà anche un momento di dibattito, una tavola rotonda per capire e farci capire quanto è importante che queste materie, antropologia fisica, antropologia culturale, io e Michela siamo due antropologi culturali specializzati in ambiti diversi, ma comunque due antropologi culturali, quanto è bisogno che queste materie qui rappresentate possano lavorare insieme in un ambito di interdisciplinarietà, perché solo in questo modo si riesce ad avere del fatto culturale veramente una visione a 360 gradi, e questo è veramente importantissimo. Professione antropologo è un libro che è stato editato nel 2011, ma proprio per come dice il titolo, è al servizio dell'innovazione e rimane costantemente aggiornato grazie a un blog curato dall'autore stesso, in cui si riesce e si vuole far vedere come l'antropologia fisica, ma non solo, può rispondere a tantissimi interrogativi del nostro tempo. E un'attenzione particolare poi verrà appunto data al dialogo che deve avere non solo con la contemporaneità, ma anche all'interno delle varie discipline che confluiscono in questa materia. Non mi voglio dilungare troppo e incomincio con una domanda all'autore, che è chiedergli perché nasce questo libro, qual è il fine? Ma dunque, il libro è nato partendo dalle domande che si ponevano gli studenti sulla comunità di Anthropos, che è una comunità che riunisce sia antropologi ma anche semplici appassionati della materia, anche di materie affini. Vedevo che le domande più o meno orbitavano intorno al percorso universitario e anche agli sbocchi lavorativi, come giustamente deve essere. Allora, lì per lì pensavo di raccogliere informazioni fondamentalmente per fare dei post a modi di spot informativi da pubblicare sulla comunità stessa. Il lavoro invece è andato avanti, come succede spesso in questi casi, insomma, si è ingigantito, anche perché comunque gli ambiti di applicazione dell'antropologia sono diversi e vari. Tra l'altro io, come impostazione, non vedo l'antropologia come un fine a se stesso, ma come un mezzo, il che vuol dire che può essere uno strumento, anzi è uno strumento di applicazione in vari ambiti. E quindi da lì è nata l'idea di farne un vero e proprio libro, un ebook da diffondere praticamente online, anche perché la comunità e tutto il progetto di Antro come è nato online e col tempo si è affermato soprattutto offline, quindi nel mondo pratico, insomma, nel mondo che ci circonda, e poi con un'edizione cartacea, perché purtroppo l'online e quindi i nuovi mezzi non arrivano dappertutto, e diciamo la pubblicazione cartacea ha ancora un suo peso specifico, soprattutto in ambiti diciamo più burocratizzati. Come testo è stato pensato non tanto come una lista di direttive del saper fare e del come fare, ma come una specie di vademecum con cui lo studente primariamente, ma anche il semplice appassionato, si può approcciare all'antropologia, appunto all'antropologia come mezzo e ai suoi ambiti di applicazione fondamentalmente.
Tu parli in special modo di antropologia fisica, ma perché antropologia fisica e perché innovazione? Perché questo binomio? Ma è vero, cioè il sottotitolo è antropologia fisica al servizio dell'innovazione, anche perché parte dalla mia esperienza. Io mi sono laureato in scienze biologiche, come è stato detto prima, ho iniziato anch'io facendo scavi archeologici come consulente antropologo, insomma. È vero che durante gli anni mi sono approcciato sempre di più anche all'altra metà del cielo antropologico, come mi piace dire, che è l'antropologia culturale. Tant'è che se prima mi definivo anch'io antropologo fisico, andando avanti con il tempo ho cominciato a definirmi semplicemente antropologo, perché comunque ho scoperto che la parte fisica senza la parte culturale perde di significato, perde anche di approccio proprio metodologico. E in questa, praticamente, in questo dialogo vedo molta dell'innovazione che manca non solo alle discipline antropologiche, ma anche praticamente a tutta una serie di discipline correlate che fanno parte poi che studiano praticamente i beni culturali, no? Valentino, tu hai puntato molto su questo dialogo tra archeologia e antropologia. Perché, te lo chiedo a te, perché pensi che sia importante che un antropologo sia sullo scavo e perché giri intorno al mondo dell'archeologo? E forse non deve solamente girare intorno, deve comunque esserci. Sì, io penso fortemente da ormai diversi anni che non si può più andare avanti separati, ma bisogna marciare uniti insieme, con maggiore consapevolezza l'uno dell'apporto degli altri, e la consapevolezza presuppone anche la capacità di distinguere cosa aspetta agli uni e cosa aspetta agli altri. Deve venir meno, secondo me, il principio dell'autosufficienza e deve affermarsi il principio della collaborazione. Quando ho avuto modo di avviare un percorso di dialogo con gli antropologi culturali e gli antropologi fisici attivo, ne ho ricevuto straordinari benefici. In primis rispetto a quelle che sono le mie facoltà di comprendere la materia che studio in astratto e nel concreto di potenziare le mie capacità interpretative sul campo. La sensibilità e la professionalità di un antropologo fisico naturalmente consentono all'archeologo che si confronta con quella realtà così particolare come la morte, i contesti funerari, può penetrare le dinamiche tafonomiche, termine complesso che indica tutti i processi di trasformazione che implicano una trasformazione del corpo dopo la morte, e poi se fusa questa pratica con l'approfondimento relativistico dell'antropologia culturale, si è in grado di superare o di provare a superare o a perlomeno approssimare quei limiti legati al linguaggio della rappresentazione simbolica e in particolare di quella funeraria. È chiaro, è un'approssimazione, come ho detto prima, precisando in un voluto climax quello che intendevo dire. Noi non arriveremo mai a cogliere la precisa essenza di un linguaggio che era in primo luogo intimo e fortemente emozionale, ma se vogliamo puntare a qualcosa che vada oltre la semplice materialità di un reperto o di un corpo ridotto a semplici ossa e toccare ciò che vi è di più umano, cioè le emozioni, penso che difficilmente possiamo farlo se non dialogando fra di noi. Quando saremo stati in grado di approssimare un'emozione e di restituirla agli altri, a chi non fa il nostro mestiere, ho potuto sperimentare che poi quell'emozione è contagiosa e dà senso alle nostre discipline, dà un senso nella società e nella contemporaneità, perché troppo, troppo stiamo e abbiamo sofferto noi come, diciamo, non solo la nostra generazione, ma anche quella che ci ha immediatamente preceduto
un distacco dal sociale, un distacco dagli altri che nulla sanno di ciò che facciamo e ai quali la storia appare come un qualcosa che non si mangia. E tu, Lucia, proprio con l'antropologia del cibo hai dimostrato nell'anno dell'Expo quanto questi valori possono essere importanti per essere calati nel sociale. Sicuramente, se i dati che abbiamo e i dati che riusciamo a produrre nel nostro lavoro non riescono a essere veicolati alle persone, a quelle che io definisco l'uomo comune, l'uomo della strada, se rimane uno sterile, fra virgolette, dialogo fra esperti, fra gruppo dei pari, alla fine noi abbiamo perso molto di quella che è la nostra missione. Una missione che oltretutto diventa anche professione, perché questo libro parla anche di come lavorare fattivamente dopo una laurea in questi ambiti. Perché allora è così difficile lavorare oggi in maniera deontologicamente definita come antropologo, come archeologo? Forse un po' più facilmente, perché voi rispetto a noi siete più fortunati rispetto a noi antropologi. Ecco, a quali di questi problemi professionalizzanti risponde questo libro? Prima di passare la parola a Moreno, voglio sentire anche il punto di vista di un'antropologa e di una sociologa, Michela Forgione, appunto una delle nostre socie, che ha fatto veramente tanto in merito a questo dialogo interdisciplinare. Bene, buonasera a tutti. Ci tenevo ad essere qui anche perché, a parte per l'amicizia che mi lega all'autore del libro e per il rapporto che abbiamo anche lavorativo, visto che io gestisco la sezione campana di Antrocommonlus, ci tenevo perché sono rare le occasioni in cui, per fortuna, si può testimoniare quanto sia vero quello che Moreno ha scritto nel suo libro. Molto spesso la professione dell'antropologo è limitativa non per quanto riguarda solo la comunità alla quale ci affacciamo, ma per quanto riguarda proprio la formazione dell'antropologo stesso, in quanto si parte dall'idea di dover fare l'antropologo e riconsiderare e considerare la figura dell'antropologo solo come colui che parte per popoli sconosciuti e indaga, insomma, quanto ancora c'è da indagare. Dopo l'antropologo è diventato un demo etnoantropologo e quindi ha lavorato per quanto riguarda il recupero delle tradizioni popolari, soprattutto, senza sapere che comunque, e senza togliere nulla insomma al demo etnoantropologo, la professione dell'antropologo può essere riscontrata veramente in tantissimi ambiti. Tutto sta naturalmente su, diciamo, di base ci deve essere una ottima preparazione, ma soprattutto interdisciplinare come preparazione, un bell'affidamento alle altre discipline, in quanto l'antropologo sa e lo riconosce che solo effettivamente non riesce a portare avanti e concludere la sua professione e diventare un tuttologo. Io personalmente, insomma, ci tenevo a portare la mia esperienza come professione antropologo, perché veramente mi sono interfacciata, da quando conosco Antrocommonlus, in moltissimi settori. Mi sono più volte all'antropologia medica per una questione di opportunità di insegnamento, però non ho mai diciamo preferito l'ambito accademico, perché mi sentivo un po' schiacciata e limitata nella produzione appunto di articoli, nella lettura, nella pubblicazione, per quanto l'insegnamento insomma era veramente un'occasione unica e bellissima da portare avanti, soprattutto quello dell'antropologia medica. Perché lì ho riconosciuto effettivamente quanto l'interdisciplinarità tra le parti e tra le materie fosse effettivamente indispensabile. Durante il mio, diciamo, insegnamento a medicina al Policlinico di Napoli ho potuto conoscere l'ambito psicoterapeuta, quello psicologico, quello della biologia, della medicina generale, e ci siamo interfacciati con questi professionisti, insomma, della formazione, riconoscendoci utili l'uno all'altro. Prima del mio ingresso, insomma, al Policlinico non esisteva l'insegnamento di antropologia medica, poiché io ero stata assunta con un contratto naturalmente a progetto per insegnare
sociologia, psicologia e scienze antropologiche, insomma il tuttologo. A quel punto io mi sono resa conto, ed è qui che io invitavo, insomma invito gli antropologi a fare un esame di coscienza, ecco perché poi molto spesso l'antropologo non trova uno sbocco occupazionale, a servire nella propria formazione, nella propria professione. Quindi mi sono resa conto che non sarei servita a nulla come tuttologa e ho scelto a quel punto di insegnare antropologia medica, per quanto anche io ne conoscevo ben poco di antropologia medica. Quindi ho seguito per 6 mesi un corso accelerato, professionalizzante, mi sono documentata e ho creato questo pacchetto formativo per gli studenti di medicina, che sicuramente ero convinta avrebbero apprezzato di più un approccio più vicino ai loro interessi e anche all'utilità che ne potevano trarre. E difatti devo dire che per 8 anni di insegnamento è stata veramente un'esperienza altamente formativa per me innanzitutto e poi anche per i miei studenti, con i quali tutt'oggi sono diventata la loro consulente, per quanto ho perso l'incarico dopo la riforma, insomma, all'università. Però gli studenti che oggi sono tutti laureati continuano a scrivermi, insomma ci sentiamo, ci vediamo, ci incontriamo, perché loro hanno reputato l'antropologia nel loro settore, diciamo prettamente scientifico, quale ambito ancora diciamo più scientifico di quello della medicina, si sono resi conto che avevano necessità e bisogno della figura dell'antropologo. Come in questo settore, l'ultima mia esperienza, non voglio fare un discorso di curriculum altrimenti non finiamo più, l'ultima mia esperienza invece riguarda l'ambito aziendale. Lì difficilmente riuscivo a interpretare effettivamente il mio ruolo in un ambito aziendale, in quanto per quanto l'antropologo ha come missione quella di costruire un senso in un ambito aziendale, sia nei progetti che nei gruppi di lavoro, effettivamente ha riscosso successo. Quest'ambito aziendale fa parte di una produzione cinematografica, quindi lavoro per questa società e sono diventata pian piano coordinatore dei gruppi di lavoro, poi consulente scientifica alle sceneggiature, riscuotendo tra l'altro anche un interesse verso il settore antropologico involontariamente, poiché io cercavo di apportare dei miglioramenti e forse anche un po' un indirizzo antropologico nelle sceneggiature, fino a che poi effettivamente abbiamo prodotto un film sulle Janara, che è stato in sala, insomma Janara anche a Roma. Adesso si produrrà un film sull'uomo lupo, quindi diciamo il settore cinematografico si è indirizzato verso questi aspetti diciamo antropologici, proprio perché c'è stato un mio forte impulso a trainare la nave verso questa direzione. Per cui io sono sempre fermamente forse troppo ottimista quando parlo del ruolo dell'antropologo, ma ne avviso la necessità in ogni ambiente lavorativo nel quale mi ritrovo, ed effettivamente ho lavorato in tantissimi settori diversi, dalla formazione all'azienda, all'allestimento museale, alla catalogazione museale. Sarò breve, voglio riportare soltanto quest'ultima esperienza. Per esempio, nell'allestimento del Museo dei Pupi Meridionale, del Teatro di Figura Meridionale e Campano della provincia di Napoli, ci siamo ritrovati a fare il ruolo proprio dell'archeologo, cioè è stata un'archeologia del racconto, dico sempre, insomma, quando parlo di questo museo, al quale sono veramente particolarmente cara, affezionata, perché noi abbiamo recuperato questi oggetti, questi manufatti. Dal recupero abbiamo recuperato anche la loro storia, quindi abbiamo intervistato tutti i pupari, tutte le persone che comunque avevano lavorato per lunghi anni ed erano stati vicino alla compagnia dei pupari, fino a poter allestire effettivamente un museo che non è solamente un museo di manufatti. E stesso diciamo gli archeologi che hanno lavorato con noi, in quanto noi abbiamo paradossalmente lavorato insieme ad archeologi, abbiamo lavorato insieme ad ingegneri per questo museo, ad architetti, c'è stata un'interdisciplinarità che ha portato effettivamente alla costituzione di un museo che io reputo unico nel suo genere, perché appunto c'era una conoscenza parziale di ogni professione manifestata ed esposta in questo museo. Quando aprirà vi inviterò insomma a visitarlo, perché davvero è un museo tra il multimediale e sensoriale, ma anche un museo diciamo secondo un'ottica abbastanza classica della visita e del racconto del pupo napoletano e della città di Napoli, che ha ricomposto un po' dall'architettura urbana del territorio dove sono stati riscontrati questa partita insomma di pupi, a fattori diciamo di ingegneria applicata all'antropologia. Quindi
un museo unico e un'esperienza unica. Quindi sostengo comunque e convalido le idee che comunque Moreno ha espresso nel suo libro Professione Antropologo, che ritengo utilissimo, in quanto oggi il problema principale degli antropologi, e ne sono testimone per tante, insomma, circostanze, è capire effettivamente che cosa fa un antropologo, in che cosa si può spendere un antropologo. E io sono la manifestazione vivente del fatto che comunque siamo necessari, cioè ci cercano, ci consultano, sono consulente per tantissime società, insomma, numerose società. Quindi io non vedo il problema nella formazione, vedo il problema piuttosto nella post formazione. Occorrerebbero dei corsi sicuramente professionalizzanti, però molto pratici, per aiutare l'antropologo a sintetizzare un po' tutta la sua scienza e la sua preparazione e poi effettivamente metterla in campo, quindi saper usare anche gli strumenti per poi esporre il proprio sapere, insomma, questo è quello che io posso testimoniare felicemente. Sì, perché è vero, noi quando usciamo dall'università abbiamo un bagaglio teorico enorme, molto grande, che sicuramente ci apre alla possibilità di poterci tradurre in vari ambiti, un po' quello che ha detto anche Michela adesso. A volte ci troviamo però nell'imbarazzo di non saper utilizzare nel pratico tutta questa mole di teoria che abbiamo, e allora benvenga un'associazione come Antrocomollus, benvengano dei corsi professionalizzanti ai quali stiamo pensando in quanto associazione, da fornire ai laureati, a dottorandi, perché tante volte, più delle volte ci viene chiesto: ma cosa si fa con una laurea in antropologia? Per esempio, cosa si fa di una laurea in antropologia quando si viene chiamati su uno scavo, per esempio, Moreno? Qual è il problema di uno scavo archeologico quando c'è un antropologo fisico, quando c'è un archeologo, ma per esempio manca un antropologo culturale? Beh, diciamo che io posso rispondere perché il lavoro sul campo dell'antropologo fisico sullo scavo interviene quando ci sono resti ossei, fondamentalmente, quindi si tratta di classificarli in base al sesso, in base all'età, in base anche all'occupazione che il soggetto praticamente faceva in vita. Diciamo che la figura dell'antropologo sullo scavo si è trasformata negli anni. Se voi scorrete le pubblicazioni di archeologia, ma anche di antropologia, vedete che l'antropologo sullo scavo è visto come una figura necessaria e non necessaria, nel senso, sì, ti può dare una mano, ma se non c'è è meglio, no? Negli anni invece la figura dell'antropologo diventa sempre più importante, e ci sono vere e proprie equip che vengono chiamate sullo scavo per dare una mano agli archeologi. Diciamo che l'anno di Cesoia, almeno a livello internazionale, da noi il cambiamento vero e proprio c'è stato 3 o 4 anni dopo, il 1997, perché lì allora Larsen pubblica un libro che è rimasto nella storia e tuttora si studia, che è Bioarcheology, cioè bioarcheologia. In quel libro e nelle pubblicazioni successive si mettono insieme praticamente i parametri che derivano sia dalla biologia, dall'antropologia fisica, che anche dall'antropologia culturale, anche se quest'ultima non è molto sviluppata per un discorso di formazione, cioè gli antropologi fisici, venendo da scienze naturali e biologia, non sanno, non dico praticamente nulla, ma quasi, di quel che è il comparto culturale. Cioè la loro formazione si forma alle ipotesi che uno può fare appunto sulle abitudini alimentari, sui marker occupazionali, cose che comunque delimitano la vita dell'individuo, quello che poi trovi come resto osseo nella necropoli, e basta. Cioè a livello di popolazione già si fanno delle ipotesi, per cui secondo me ci vorrebbero gli antropologi culturali effettivamente. Io vorrei poi fare una piccola parentesi, visto che si è parlato dei corsi professionalizzanti, no? Io non sono tra coloro, e poi mi piacerebbe sentire Valentino su questa cosa perché riguarda anche gli archeologi in realtà,
Non sono tra coloro che dice che l'università deve collegare col mondo del lavoro, deve essere collegata col mondo del lavoro. Deve preparare, questo sì, cioè deve dare gli strumenti agli studenti per entrare effettivamente sul mondo del lavoro. Credo invece che il compito dell'università sia quello appunto di formare, e abbiamo detto prima che la formazione universitaria qui in Italia è molto buona, veramente molto buona. Dall'esperienza che ho, anche parlando con gli studenti, si vede che manca una prospettiva su quella che è la realtà lavorativa attuale, cioè gli studenti arrivano, si fanno praticamente tutti gli esami che devono fare, ci mettono l'impegno, si laureano e poi dicono adesso, quello che dico è da adesso diventi antropologo, cioè studi per diventare antropologo, ti formi per diventare antropologo. È per questo che vedo bene delle strutture di collegamento logistiche, se mi permettete, se mi passate il termine, tra l'università e quello che è il mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che poi devono essere delle occasioni, no? di sviluppo sia formativo personale che anche di applicazione pratica. Ah, si parlava sì di corsi professionalizzanti, è vero. Il messaggio che secondo me deve passare è che comunque ci vogliono degli strumenti che sono altri rispetto alla formazione antropologica e anche archeologica, nel senso puramente stretto, ok? Sapere delle ossa, ok? Sapere delle culture altre. Ci vogliono altri strumenti che poi sono gli strumenti di base di tutti i professionisti. Ecco perché stiamo pensando a questo corso di professionalizzazione, che poi nasce anche sulla base della famigerata, tra virgolette, legge 4 del 2013, che è quella sulle associazioni professionali. Allora, questa legge è stata salutata da molti come una nuova prospettiva, un nuovo strumento per il mondo del lavoro. Anche qui io sono abbastanza scettico. Forse avete capito che io sono quello che nel comparto vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, no, delle cose. Semplicemente perché lo Stato demanda a un gruppo di cittadini che possono essere antropologi, anche archeologi, perché stanno pensando anche agli archeologi, di fare associazioni professionali che sostituiscano gli ordini, ma che non sono gli ordini professionali. Quindi si pongono dei problemi nel strutturare la figura professionale sia dell'antropologo che dall'archeologo, ma anche di altre professionalità, insomma, che si affacciano sul mondo del lavoro senza avere un albo, probabilmente, che sono veramente sfaccettate e che vanno affrontate, no, caso per caso, insomma. Magari poi potremmo sviluppare il discorso. L'associazione professionale, da questo punto di vista, farebbe un gran bene se venisse rivolta verso il basso. Cioè, cosa voglio dire? La legge, e per come viene intesa dai professionisti, antropologi, archeologi, tutto quello che volete, insomma, è vista come una forma di tutela della loro professionalità. Ora, io mi chiedo, come fai a tutelare una professionalità che tutto sommato non esiste? Allora, Michela ha sottolineato una cosa importante, cioè devi far passare il concetto che l'antropologo serve. Se tu fai passare questo concetto e crei anche delle occasioni di applicazione, vedi che il cosiddetto committente comincia a chiamarti, perché il committente capisce qual è il tuo valore professionale. Vi faccio un esempio, forse mi sto dilungando, se volete fermatevi, insomma. Allora, noi a casa abbiamo la perdita d'acqua, giusto? Chi chiamiamo? L'idraulico. Ecco, ma perché lo chiamiamo? Perché sappiamo che sa fare il suo lavoro. Se è bravo, se è un amico, ancora meglio. Ma non lo chiamiamo perché ha l'albo professionale o la legge che tutela la sua professionalità dietro le spalle, giusto? Casomai, se ci sono problemi, ti rivolge al Camera di Commercio perché ti ha fatto una fattura troppo alta, ma quello è un altro discorso, è un discorso economico. Noi invece siamo qua a discutere almeno da un anno e mezzo, dico noi proprio come antropologi, ho perso un po' la visione degli archeologi, perché so che stavano combinando qualcosa anche loro, ma
onestamente non ci sono stato troppo dietro, anche perché noi siamo caduti in un ambito di discussione tra diverse associazioni a questo punto di vista, ci sono dentro la ISEA, la SIMDEA, insomma diverse associazioni di antropologi che cercavano di capire come strutturare questa associazione professionale. Purtroppo il discorso è fermo, proprio perché da un certo punto di vista è difficile mettere insieme tante teste e tante associazioni che si occupano di ambiti differenti. Dall'altra proprio non ci si è resi conto che è un discorso di base, cioè noi siamo fermi al problema che le persone non ci conoscono dal punto di vista professionale, cioè cosa puoi fare per loro. Io mi ritrovo ad andare nelle aziende a fare consulenze e dire guarda che il tuo problema è questo, gli strumenti antropologici che ti posso mettere in campo sono questi qua, quindi che cosa vogliamo fare? Perché la scelta a un certo punto diventa del committente. E il committente, io mi ricordo uno, c'era un dirigente di banca, e mi espone il suo problema e dice io ho un problema in un dipartimento, era un problema etologico, cioè di comportamento umano, per me era chiarissimo, loro non riuscivano a gestirlo. Gli ho detto guarda il problema è così, si riscontra anche nelle scimmie, no? Tra gli scimpanzé. Gli scimpanzé lo risolvono in questo modo, è un discorso applicabile anche tra gli umani, né più né meno. Lui mi guarda e mi fa, ma questo lo so già. A un certo punto gli ho detto, se lo sa già, vuol dire che ha già la risposta in mano. No? Mi fa, no ma un attimo, aspetti, non è proprio così, eccetera. E da lì poi è partita la consulenza vera e propria. E comunque ci vuole anche un approccio, bisogna mettere in mano al committente insomma gli strumenti, cioè vi ho lanciato praticamente questi spot su cui veramente ci sarebbe da parlare. Il libro è stato pubblicato nel 2011 con una sua situazione. Io sul blog parlo anche degli aggiornamenti e si continua a parlarne anche in altri ambiti insomma, quindi ci possiamo incontrare online. Per curiosità, quanti antropologi o studenti di antropologia ci sono qua? Nessuno. Va bene, diventate antropologi, c'è ancora tempo. Noi siamo adesso in un... abbiamo potuto vedere oggi, ma sono stati comunque presenti tutti questi 4 giorni, un incontro anche tra archeologia, antropologia e rievocazione storica. So che tu conosci perfettamente le problematiche che va incontro la rievocazione storica. Noi come Antrocom, particolarmente io l'ho portata quest'estate a Roccaraso, dove hai partecipato anche tu, ne siamo stati molto contenti come relatore al convegno che ha accompagnato la manifestazione dedicata ai Sanniti. Però mi sono resa conto di un problema lavorando in questo ambito, che tante volte la presenza dell'archeologo senza un antropologo culturale è a rischio, perché a volte il dato archeologico viene preso là com'è e non viene lasciato decantare in quello che è il suo ambito culturale. Quindi abbiamo tantissimi bravissimi rievocatori qui che ci ripropongono l'artigianato antico, l'alimentazione antica. E sentivo a Ferrara quest'inverno le loro rimostranze di non sentirsi abbastanza presi in considerazione dal punto di vista archeologico. Ma io dico anche, c'è poca antropologia a volte, e questo è un peccato, perché se non riusciamo a decifrare e a inserire il dato archeologico nella giusta simbologia, perché quella che è poi la simbologia culturale che sta a veicolare, noi ci siamo persi tanto. Tu che ne pensi? Come risolvere, come porre la situazione? Allora, bella domanda. Ferrara, potete vedere l'incontro sul canale YouTube della Fondazione di Accultura, dove abbiamo invitato il professor Daniel Manacorda a dare la sua testimonianza rispetto alla polemica che c'è stata l'inverno scorso e che ancora non si è sopita, rispetto alla sua proposta colta dal ministro Franceschini di ripristinare l'arena del Colosseo. Non è questa la sede per ripercorrere il tono che questa polemica ha assunto, acquisendo uno spazio impressionante sulla stampa, i network che popolano il nostro quotidiano. Tu hai perfettamente ragione, anche gli antropologi, come hai fatto tu, dovrebbero utilizzare
valorizzare la rievocazione come strumento di mediazione culturale. Io posso solo dire che da funzionario archeologo del Ministero l'ho fatto e ne ho visto le potenzialità nel concreto. L'ho fatto portandola sia nei miei luoghi di lavoro, sia andando io dove c'era la rievocazione, ad esempio in un posto che si chiama Bondeno, dove si svolge ogni anno un festival celtico che si chiama Bundan Celtic Festival, che accoglie in 3 giorni circa 30.000 persone. E ho capito una cosa abbastanza semplice, cioè che se io andavo in questo luogo e davo i miei strumenti conoscitivi agli antropologi presenti, aiutandoli a costruire una coreografia storica attendibile rispetto al tempo e al luogo in cui si svolge, potevo fornire un servizio alle migliaia di persone che poi assistevano al spettacolo finale che chiudeva questa 3 giorni di festival. Non ci vuole molto a capire questo. Chiaramente uno deve soppesare su un piatto della bilancia il proprio vantaggio rispetto al vantaggio che può ottenere. Chiaramente per Valentino Nizzo non c'è stato nessun vantaggio personale, perché l'ha fatto ovviamente a titolo assolutamente gratuito per offrire un servizio alla società che ritiene essere quella che gli paga il modesto stipendio, ma pur sempre uno stipendio fisso, di funzionario archeologo. Il problema è che tutti quelli come me, all'interno delle università o all'interno delle soprintendenze, non hanno questa stessa propensione a utilizzare se stessi e come strumento e come esempio. Se ci fossero più persone come Lucia Galasso, come Valentino Nizzo, che spendono la propria sudata professionalità per lanciare un messaggio che può arrivare in un istante a migliaia di persone, come stiamo cercando di fare anche adesso nell'ambito della manifestazione Roma Archè, non a caso promossa da una fondazione privata, una Onlus, la Fondazione di Accultura, bene, se non ci sono queste persone, il meccanismo non parte, la macchina non parte, nessuno si accorgerà che ci sono là fuori, come abbiamo visto poco fa a Piazza Navona, migliaia di persone che possono essere sì attratte dall'anomalia di un costume, dai suoi colori, dal fascino di un'altra epoca storica, ma che quelle persone possono essere catturate attraverso di noi, professionisti idraulici della cultura, possono essere catturate in un qualcosa di cui poi non hanno difficoltà a comprendere l'importanza, nel momento in cui capiscono che quel qualcosa non solo gli appartiene, ma contribuisce a descrivere loro stessi e la loro identità, è una risorsa anche per loro. Allora io da alcuni anni, approfittando della fortuna di aver vinto un concorso non facile, ma in cui mi sento fortunato di averlo vinto, ho detto: continuo a fare quello che magari prima avevo più difficoltà a fare, perché non avevo amplificazione. Prima mi limitavo a scrivere articoli scientifici o divulgativi su riviste cosiddette di fascia A o su riviste cosiddette divulgative come ad esempio Forma Urbis, e faccio un servizio ai miei simili e alle persone. Quando ho avuto l'opportunità di vincere un concorso, ho cercato di operare una metamorfosi sociologica attraverso l'esempio che potevo offrire. Penso, anche alla luce di una serie di cose che poi mi sono capitate facendo questo, di aver ottenuto il mio risultato. Ma non ci possono essere un solo Valentino Nizzo, un solo Moreno Tiziani, una sola, aiutami a ricordare il Michela, una sola Lucia. Ci vorrebbero tanti professionisti, o diciamo di quelli inquadrati, ma anche di quelli non inquadrati, per dare un esempio e mettere in moto una macchina che poi può diventare una macchina professionale, una macchina in grado di dare qualcosa a un'intera categoria.
Se poi noi ragionassimo non solo per categorie, ma andassimo oltre e ragionassimo di scienze umane, se ci unissimo tutti insieme, noi che studiamo l'uomo in tutte le sue prospettive, faremmo ancora meglio, perché la nostra difficoltà sta nella nostra o incapacità di comunicare o nel disinteresse che c'è anche rispetto a chi di noi magari comunica meglio. Io il libro di Moreno non l'ho ancora letto, l'ho solo sfogliato poche decine di minuti fa. Conosco però tutto il lavoro che voi state facendo con Antrocom. Bene, quel lavoro è preziosissimo, perché in un modo o nell'altro un mi piace raccolto sul web, la condivisione di una notizia, di un'immagine, è uno strumento per avvicinare le persone. Una volta che le abbiamo avvicinate, chiaramente si deve riflettere sul modo in cui le persone possono restituire un senso al nostro operato, e un senso il nostro operato lo ha anche quando ha un valore economico, perché non si può fare tutto come volontari. Allora, quando la gente si renderà conto che un antropologo fisico non è utile soltanto per casi come quello di Yara Gambirasi o i tanti altri di cui ci sfiniscono dalla mattina alla sera non appena accendiamo il telegiornale, quando si capirà che è bello anche parlare di Ezi, cioè dell'uomo del Similaun, o di qualunque uomo anonimo del nostro passato, farlo diventare presente come i personaggi che purtroppo popolano la nostra cronaca, allora si avrà un pochino di più la percezione del senso del nostro lavoro. E quindi chiuderei il mio intervento, forse anche troppo lungo, dicendo a noi stessi: coraggio, continuiamo così, dobbiamo perseverare in questa direzione a costo di sfinire gli altri con i nostri messaggi. Credo nel valore dell'esempio, noi possiamo testimoniarne molti, bisogna non arrendersi, ce la faremo. Sì, ne sono convinta. E faccio la mia ultima domanda a Moreno, vi chiedo poi anche casomai a Michela di aggiungere, che è questa: forse queste difficoltà che adesso hai sollevato tu, Valentino, dipendono anche dalla formazione accademica che abbiamo, dove queste discipline dialogano un po' poco. Tu nel capitolo ottavo ne parli perfettamente di questa possibilità o meno del dialogo e di quanto inficia poi sulla nostra formazione di professionisti, perché a volte non sappiamo neanche dialogare tra di noi, un po' per abitudine accademica, un po' per caratteriale o quanto sia, però c'è comunque a monte qualcosa che ferma tutto questo, o è solo una nostra scelta più o meno? No, è una nostra scelta, nel senso che l'organizzazione della formazione accademica ha ragioni storiche fondamentalmente. Voi fate conto che l'antropologia nasce nella sua forma moderna nel XIX secolo. Le associazioni di antropologi dell'epoca però contavano tra le loro file pochissimi antropologi propriamente detti. I più erano geografi, medici, filosofi. È chiaro che si occupavano dell'uomo in una visione veramente olistica. È solo con l'inizio, la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, che cominciano praticamente a specializzarsi e a sentire l'esigenza di formare associazioni diverse, che proprio che seguissero il filone. Quindi, in sintesi, un ramo ha scelto la biologia dell'uomo, antropologia fisica, l'altra la cultura, antropologia culturale. È una divisione che si è accentuata sempre di più nel corso del Novecento. Dopo la Seconda Guerra Mondiale veramente c'è stato un gap fortissimo. Non vi sto adesso a raccontare tutti gli aspetti, tutte le cose, però è una storia affascinante. Siamo arrivati alla fine praticamente del XX secolo, inizio del XXI secolo, che sentiamo l'esigenza di compenetrarci di nuovo, appunto trovare quell'interdisciplinarità che comunque deve abbracciare anche altre discipline, non solo antropologia fisica, antropologia culturale. Questo perché l'antropologia fisica può dire tanto sulla biologia umana, ma non può dire quali sono stati gli sviluppi culturali, e viceversa, perché gli antropologi culturali non possono dire della biologia umana. Alla luce anche delle scoperte di altre discipline, per quello che dico ci vuole interdisciplinarità, non solo secondo me tra le scienze umane, ma anche allargare il discorso comprendendo più scienze che si occupano dell'uomo. Sappiamo ad esempio che
la biologia influisce sull'ambiente e viceversa, perché noi trasformiamo l'ambiente, l'ambiente ci modifica anche dal punto di vista fisiologico. Questa cosa si ripercuote su come noi agiamo nell'ambiente dal punto di vista culturale, quindi capite che la cosa è abbastanza complessa, non si può scindere semplicemente in biologia e cultura, non c'è biologia vs cultura o viceversa. Ritornando al discorso della formazione, no? Ti trovi alla fine gli studenti che escono fuori e sono ideologizzati. Avete capito quello che ho detto? Sì, perché ho perso il termine. Comunque hanno una forte ideologia, no? C'è chi dice si è stato formato, diciamo, in ambito riduzionistico, ovvero pensa che la singola parte possa rappresentare il tutto, per cui mi dice no, guarda, ci sono solo gli studi di genetica umana, il resto non ha importanza. Dall'altra parte hai chi si è formato in ambito culturale e ti dice la biologia, no, adesso non c'entra più niente, esiste solo la cultura. Dall'altra parte gli dico no, la cultura è solo un'infrastruttura della biologia, cioè ci sono dei dibattiti molto accesi. A sentire gli studenti veramente uno gode per queste cose. Allora capisci che il discorso deve procedere oltre e ci vuole veramente qualcuno, qualcosa che riesca praticamente a farle dialogare le due cose. Noi in Antrocon ci proviamo, ci stiamo anche riuscendo, abbiamo fatto anche degli studi interdisciplinari che hanno cercato praticamente di mettere insieme le due metà del cielo antropologico. Quando siamo andati al Salone dell'Architettura di Venezia, era il 2006, abbiamo fatto un progetto che si chiamava VEMA e lì veramente abbiamo messo in campo tutte le conoscenze antropologiche che avevamo, hanno collaborato diversi antropologi perché era una struttura di questa città avveniristica, il tema del Salone era proprio questa città avveniristica, in cui abbiamo riversato praticamente il nostro, se mi permettete, sapere antropologico. Ed è stato apprezzato dal pubblico, cioè questa cosa qui è stata talmente apprezzata che c'è stato un sondaggio, il nostro progetto è stato il primo, no? Come voti. Abbiamo sorpassato addirittura Renzo Piano, per cui noi abbiamo stappato anche la bottiglia quel giorno, mi ricorderò sempre, e dire, insomma, non capita tutti i giorni di sorpassare Renzo Piano come indice di gradimento. Purtroppo il progetto si è arenato perché? Proprio perché per il discorso che vi dicevo prima, far passare a eventuali committenti che l'antropologo può lavorare anche in architettura, soprattutto all'epoca, cioè è il 2006, non sono passati tanti anni, ma sembrano eoni rispetto alla prospettiva attuale, era difficile e adesso è ancora abbastanza difficile. Quindi è un discorso che a me, ad esempio, piacerebbe riprendere. Per questo discorso di interdisciplinarietà, a me piacerebbe sentire Michela, anche perché mi ricordo che fu tra le prime che mi disse ma guarda che il tuo libro sarà anche scritto a partire da un approccio di antropologia fisica, perché io chiaramente vengo da bel mondo, insomma, però è stato apprezzato anche dagli antropologi culturali che ci hanno visto degli strumenti da utilizzare nella loro antropologia quotidiana, diciamo. Infatti tu fai degli esempi nel libro, partendo dall'antropologia fisica, che per un antropologo culturale sono facilmente intuibili nell'applicazione anche dell'antropologia culturale, proprio perché le due materie non sono così divise come noi immaginiamo. Anche io personalmente ho peccato, insomma, di fanatismo antropologico culturale, però mi sono resa conto con il passare del tempo e appunto applicando la teoria alla pratica che avevo bisogno un po' di questa interdisciplinarità. Mi piace molto il concetto che tu spieghi di interdisciplinarità, perché tu dici non significa che noi dobbiamo conoscere un po' di tutto, ma ci dobbiamo affidare alla conoscenza degli altri. Ed è proprio questo, diciamo, dialogo, da lì nasce questo dialogo, cioè dimmi il tuo sapere in relazione a quello che mi serve, che poi effettivamente le discipline riescono a trovare un collante. Io parlo spesso, collegandomi anche alla domanda di Lucia, se la formazione è la nostra pecca e l'incapacità di comunicazione. Io credo che nella capacità di comunicazione siamo veramente ormai avanzati come antropologi, perché siamo furbi, perché conosciamo, insomma, i metodi di approccio relazionale, insomma, con le persone con le quali dobbiamo avere a che fare. Quindi non è un'incapacità sicuramente di comunicazione, piuttosto è questo
quello che io chiamo un po' fanatismo antropologico e chiusura nei confronti delle altre discipline, in quanto un po' ci ostentiamo. Io perlomeno ho trovato sempre questo tipo di comportamento, soprattutto in ambito purtroppo accademico, e credo che è proprio l'ambito accademico che crea un po' questa chiusura dell'antropologo nei confronti delle altre scienze. Io ho assistito alla Federico II agli scontri tra sociologi e antropologi, insomma, che era veramente un dire. Due, diciamo, scienziati che dovrebbero essere molto aperti alla relazione, alla comunicazione, che invece si chiudono nei loro mondi. Io riporto sempre la mia esperienza perché sono una testimone del, diciamo, del fatto, nel senso, da quando lavoro per un coso factory, questa società di produzione, ho capito che in quanto antropologa portavo dietro nel mio bagaglio esperienziale e culturale una sorta di autoconvincimento e di presunzione al sapere, che ero quasi, insomma, convinta che non poteva essere raggiunto da un comunicatore, da chi studiava scienze della comunicazione. In questo ho peccato moltissimo, sbagliato e ho pagato, perché mi sono resa conto che invece il dialogo doveva essere molto più aperto. Nel momento in cui io l'ho aperto, mi sono ho un attimo indietreggiato e mi sono messa in discussione come scienziata, tra virgolette, dell'antropologia, abbiamo trovato mille sbocchi di lavoro. Quindi deve esserci un incontro, e non sulla capacità di comunicazione, ma proprio sull'apertura personale in qualità di professione, perché gli antropologi ce l'hanno sostanzialmente questa chiusura di fondo. Io ho visto che tu ne l'accusi anche nel tuo libro, la fai presente, ed io l'ho riscontrata nella realtà. Però sono convintissima che, siccome spesso dico l'antropologia adesso si porta, la vedo proprio come una moda adesso, quella dell'antropologia, che è un problema però è anche un vantaggio. Allora questo dovrebbe essere, secondo il mio punto di vista, il momento più importante nel quale, se noi non riusciamo effettivamente a metterci un dito nel cambiamento, significa che abbiamo veramente fallito, perché ce l'hanno presentato proprio sul piattino d'argento, insomma. E con questo concludo. In definitiva, questa sera noi abbiamo parlato di un incontro tra fisici, culturali, archeologi, antropologi e archeologi, ma abbiamo anche aperto un fronte, che è quello che auspicavi tu, Valentino, quello di essere figure professionali di riferimento in un ambito che è di frontiera, come piace essere proprio all'antropologia. Noi siamo partiti da un libro, siamo partiti dall'avventura di Antrocom Ollus. Siamo pronti a nuove avventure e speriamo di avervi con voi, con noi. Grazie.